Si torna al museo ma con il braccialetto per il distanziamento. Anche la Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo ha infatti riaperto le sue porte ai visitatori durante la settimana, il tutto in piena sicurezza. Oltre ad una costante sanificazione degli ambienti, al termoscanner installato all'ingresso e alla predisposizione di percorsi unidirezionali all'interno del museo, la fondazione, amministrata da UbiBanca, ha adottato infatti ulteriori misure di tutela della sicurezza, come l'innovativo braccialetto elettronico. Un dispositivo che avevamo già durante il periodo estivo, ovviamente attivo anche adesso, un braccialetto che il visitatore indossa e al polso e segnala con una vibrazione, una luce rossa, il momento in cui questa persona si avvicina troppo ad un'altra che sta visitando il museo, ovvero non rispetta il distanziamento di 1,5 metri. Per la prima volta, inoltre, è finalmente visibile al pubblico, dopo l'inaugurazione virtuale di fine ottobre, la mostra L'Oriente in casa, un incontro-dialogo tra l'eclettica raccolta di Bruschi e l'esposizione del noto collezionista anglo-fiorentino Stilbert. Si può viaggiare, cosa che ora in questo momento non si può fare, tra i vari paesi conquistano per cultura e per produzione artistica e per storia. Dunque l'Egitto, l'India, il Giappone, la Cina e anche i paesi dell'Africa che affacciano sul Mediterraneo. Le porte dell'affascinante dimora dell'illustre antiquario aretino dunque resteranno aperte dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Sarà infine possibile prenotare anche un ingresso esclusivo per tutti coloro che vorranno ammirare il museo e la mostra in assoluta tranquillità.